Ragazzi e ragazze, qua è Megozzo, come state? Spero alla grande, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale e su questo video con Ronaldo Junior e chi altro se no. Già, perché Cristiano Ronaldo penso sarà nel prossimo a questo punto. Allora, ragazzi, quest'oggi Ronaldo Junior sta per fare una cosa veramente, non dico pazza, ma sta per rischiare davvero la vita, perché quello che gli daranno, quella cosa che gli daranno modificata, gli permetterà davvero di essere un pazzo. Ma pazzo, pazzo, pazzo. Già, perché adesso andiamo a vedere subito. Ronaldo Junior, io vi avevo detto, ragazzi, che Ronaldo Junior aveva il suo garage segreto, no? Quindi poi Jasmine l'ha scarcerato, ha pagato la somma e tutto il resto, no? E Ronaldo Junior ha lasciato a casa Ronaldo, Jasmine e Giorgina a litigare, insomma, c'è un bisticcio ed è uscito. E il bello è che ancora nessuno sa che la Lamborghini dei carabinieri ce l'hanno e Ronaldo Junior è tornato come prima. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo che sta succedendo. Allora ragazzi, eccoci qui. Siamo con Ronaldo Junior e siamo con Simon. Allora, prima di iniziare il video, come vedete qui stiamo per fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora con Ronaldo Junior. Quindi piazzategli un bellissimo mi piace per la Ferrari, che adesso vedrete cosa diventerà. E soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale perché Ronaldo Junior ne combinerà delle belle con questo bel bolide. Allora ragazzi, come vi dicevo, Ronaldo Junior è stato scarcerato e ha lasciato sbolognare la situazione brutta che stava a casa sua tra le due donne che si stanno contendo al momento Ronaldo. Sono venuto da Simon e avevo detto che avrei modificato un'auto, ragazzi, e questa è appunto l'auto, la Ferrari Italia. Mi sa che si chiama la 458, non ricordo esattamente. Sono venuto qui da Simon, ragazzi, gli abbiamo chiesto di modificarcela al top con i pezzi migliori senza badare a spese. Ovviamente ragazzi, io Ronaldo Junior, vi ricordiamo di seguirci su Instagram come sta facendo lui. Vi basta cercare chiocciola Real Anthony, potete seguirmi, intanto ci mettete due secondi a fare segui, se non proprio un secondo, così rimanete attivi su tutte le novità e tutti i prossimi outfit. Quindi mi raccomando, passateci. Quindi, come vi dicevo, Simon mi ha detto che comunque ci vuole un po' di tempo, perché ragazzi andremo praticamente a rompere tutta la Ferrari, a togliere tutti i pezzi e ad aggiungere nuovi di modificati. Infatti si stanno al momento concentrando ben tre meccanici che stanno già facendo del loro meglio. Quindi ragazzi, questa sarà la Ferrari che Ronaldo Junior vuole far modificare a Simon. Simon mi ha detto di tornare su, più o meno che ore sono, vediamo, sono le 10, ha detto che qualche oretta, forse anche il tardo pomeriggio, ce la dovremmo fare. Quindi ragazzi, lasciamo stare Simon e i meccanici a lavorare. Ha detto che i pezzi li abbiamo già ordinati e tutto, perché io ero stato previdente e avevo fatto questa cosa già da tempo. Ha detto vabbè, allora portiamo la Ferrari solo ed esclusivamente quando sono arrivati i pezzi. Bene, ora dovremmo semplicemente trovare qualcosa da fare, ragazzi, perché se no ci annoieremo a morte. Boh, aspettiamo. Non so che fare. Boh, da farmi un po' di corsa, che ne so. Vado in un centro internet a navigare, a vedermi un video, che ne so, non ne ho idea, ragazzi, veramente. Ok ragazzi, più o meno volevo tornare prima, cioè in realtà sono le 6:30. Volevo andare alle 3, però ho detto no, vabbè, sembra troppo presto, è impossibile che non ho finito. E ho detto vabbè, allora andiamo alle 6:30 e sono curioso di vedere che lavoro mi ha combinato Simon e cosa sono riusciti a fare. Ok ragazzi, stiamo per scoprire la nostra auto modificata fatta da Simon. E uno, e due, e tre. Oh mio Dio, ma è stupenda ragazzi. Oh mamma, scusami. Cioè ragazzi, porca miseria, la nostra Ferrari l'hanno completamente rivisitata in un colore principale nero e hanno aggiunto un colore rosso, come l'avevo detto, io ho detto che volevo un colore rosso secondario e mi è stato aggiunto sia negli interni che negli esterni. Cioè hanno aggiunto questa colorazione molto particolare che sembrano essere degli zero, dei numeri, cioè non so spiegarvela bene manco io, perché ragazzi, non ho già detto che voleva questo tipo di colorazione e soprattutto, almeno gli esterni, voleva essere montato proprio quella parte lì come ce l'ha Vin Diesel, perché Ronaldo Junior, sapete tutti, chi lo conosce bene, che fan di Fast and Furious. Allora, con chi devo parlare per sapere le specifiche, cosa avete fatto? Perché comunque ragazzi, come era prima, hanno combinato un lavoro eccezionale. Ora bisogna capire le specifiche interne, cosa hanno modificato, la potenza e tutto il resto, perché Simon ha detto che rimarremo davvero stupiti. Allora vediamo. Simon ha detto che come prima cosa hanno modificato il colore primario, il colore secondario, e hanno fatto veramente un buon lavoro. E questo vedete voi, infatti l'auto in sé per sé da fuori è stupenda, cioè hanno fatto veramente un lavoro
quei fiocchi. A quello che mi stai dicendo, Simon, è che questa cosa tecnicamente è illegale, infatti non dovrebbe modificare le auto, e soprattutto per come l'hanno modificata ci sono dei valori totalmente sballati che non ci dovrebbe manco essere permesso di guidare con quest'auto, figuriamoci modificarla. Vabbè, lasciamo stare. Quindi, ragazzi, Simon sta dicendo che la prima cosa che ha modificato è l'accelerazione, ovvero sia la forza con cui raggiunge la velocità, più che la forza, con cui raggiunge l'auto dai 0 ai 100 ai 150. Simon ha detto che è stata modificata e che è stata ridotta di un bel po', e che quindi adesso ci dovrebbe mettere qualcosa come un secondo e mezzo. Cioè, ragazzi, è praticamente un secondo per arrivare a 100 km/h. Non so se vi rendete conto di che cosa stiamo parlando. Poi vabbè, dicono che hanno modificato tutti gli interni, la marmitta, il cofano più resistente, insomma tutte le parti delle auto hanno usato un metallo particolare. Infatti l'unica pecca è che non sono pezzi originali Ferrari, ma sono pezzi trattati e customizzati. Infatti le custom, ragazzi, sono così, sono tutti pezzi customizzati, molto molto resistenti. Quindi, ragazzi, l'auto in sé per sé è ultra resistente sotto tutti gli effetti. Non dice che è indistruttibile, comunque era armato, però diciamo siamo là perché hanno usato un pezzo d'acciaio molto particolare, e soprattutto i chilometri orari raggiungibili modificati. La nostra Ferrari Ronaldo Junior, denominata così da lui, non so perché. Ah, mi hanno aggiunto anche un iPad nell'auto. Ragazzi, quest'auto appunto viene denominata proprio da Ronaldo Junior con il suo nome. Infatti viene chiamata Ferrari Ronaldo Junior. Ragazzi, siamo pronti per provare la nuova auto. Ronaldo Junior sta avendo un po' confidenza perché... Oddio la polizia. Perché attenzione, quest'auto è... cioè qualcosa di distruttivo. Ha detto che se ci mettiamo d'impegno raggiunge da 0 a 100/150 in un secondo. Cioè, è possibile? Un secondo e mezzo? Vediamo. Proviamo a fare un'accelerata. Oddio, è vero, è vero, è verissimo. Ragazzi, ci ha messo un secondo, anche meno forse. Oddio, ci sono i carabinieri. Facciamo finta di niente. Ok, io ragazzi direi che il posto migliore dove andare a provare la nostra auto è ovviamente... mi sembra ovvio. Qua. Sicuramente l'auto in sé ha delle specifiche fantastiche. Sto andando ancora piano perché mi ci voglio abituare. Infatti sono messo, cioè mi dovrei mettere a sinistra così la gente mi può superare. Ok ragazzi, se è vero che quest'auto è un carro armato, cioè non ci ferma più nessuno. Vabbè, qualche graffio se lo farà sicuro. Però, cioè come vedete, la velocità che raggiunge è davvero pazzesca. Piano. A questo punto, ragazzi, sono curioso di vedere in quanto tempo facciamo il giro della super autostrada, tutta quella che circonda Los Santos. Vabbè, noi facciamoci un giro, tanto in ogni caso possiamo tornare a casa perché ha tutte stradine interne. Comunque, ragazzi, io vi invito seriamente a dirmi se l'auto vi piace, perché, cioè, guardate, io posso, guardate, cioè ora lo facciamo apposta. Allora, la fiancata sta lì, cioè guardate, se io prendessi tutta la fiancata, non è un graffio. Boh, vabbè, sono rimasti in distanza anche gli altri. Va bene ragazzi, che dite, li raggiungiamo questi 400 km/h. Attento. Oddio, i carabinieri non ci sono, non ho visto niente. Non so perché stai prendendo a calci le cose. Oddio ragazzi, ma ecco, non ci credo. Non ci credo che sia da Range. È di Messi. Oh mamma. Ragazzi, c'è Messi dentro. Oddio, che faccio. Oddio, gli abbiamo scassato l'auto. Cioè, comunque c'è da dire che la nostra non ha manco un graffio, mamma mia, attenzione. Oddio, un graffietto avanti ce li ha qui, si vedono. Dai, l'auto c'è uno, spacca il vetro, cerca di farlo uscire. Ce la fai a uscire, Messi? Ragazzi, Messi è intrappolato nella sua Range Rover per colpa nostra, gli abbiamo azzuppato la macchina. Oddio, non so, che facciamo? Ok ragazzi, sono riuscito a chiamare il 118, 911, come volete lo chiamate, e il problema è che hanno già chiamato i poliziotti, e se la polizia mi dovesse trovare qui sarebbe il casino. Tra l'altro Messi lo sa benissimo, quindi ragazzi, adesso che cosa facciamo? C'è un problema. I paramedici hanno chiamato la polizia e di prassi abbiamo una stella, perché quando si fa un incidente di prassi c'è una stella. A me piacerebbe molto parlare Messi, tutto il resto lo dirà mio padre. Ragazzi, io devo sgommare, stanno arrivando i poliziotti. Via, mi stanno azzuppando la macchina. Oddio, sono qua, sento la polizia. Via, Ronaldo Junior, è stato bello, tanti belli, auguri, scappo. No, che l'auto non si è fatta. Cioè ragazzi, quest'auto è un... oddio, la stai distruggendo, Ronaldo Junior. Allora, ok, sta andando in preda al panico. Ronaldo Junior, ti stai... oddio, sei incastrato. Ronaldo Junior, stai scassando la Ferrari. Oddio, la sta distruggendo, ragazzi, non si immaginare i danni. Oh, madonna, via, sono cagato addosso. Ronaldo Junior, piano, non fate
Madonna, stai disseminando il panico, te lo dico. Fatti prendere dal panico. Oddio, oddio. Piano, piano, piano. Madonna, sta scassando tutto. La polizia non c'è più, calmati. Ok, Madonna, ti vuoi calmare? Ok, abbiamo fatto. Allora, abbiamo avuto la nuova Ferrari, un po' scassatina. Poi se la riporteremo a Simon. Abbiamo scassato, fatto l'incidente con Messi. Quindi, ragazzi, peggio di così non poteva andare, perché lo dirà papà e adesso saranno ancora guai. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bellissimo pollicione in su, dritto, drittissimo. Iscrivetevi al canale, commentate di magari qualche auto che vorreste che modifichiamo. La modifichiamo tranquillamente. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione. Basta che cercate @Rientri ragazzi, come farà Rado Junior, che viene e mi viene a seguire su Instagram. Ci mettete solamente 2 secondi, quindi mi raccomando. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per stati con me anche quest'oggi. Rado Junior, ti sei fatto un po' male, vero? Bravo il cretino. Fatemi sapere se vi piace la Ferrari modificata con tutte le tue specifiche e noi ci becchiamo tutti quanti ad un prossimo video. Qua Megozzo e bella per tutti. Ciao!